Salve a tutti, puntata di Onorato di lunedì 7 giugno. Ebbene sì, non ci iniziamo questa settimana e cosa dovete fare per voi subito? Oltre a iniziare la puntata, voi dovete subito iscrivervi al canale, per cui cerco di parlare un po' più piano perché ho cambiato ancora di più, diciamo, non tanto perché mia compagna non c'è, poi in questo momento sta, scusatemi se mi, ok, poi in questo momento sta girando, oltretutto piano terra sta girando in robot spirellava, per cui figuriamoci, non è per quello, è solo perché purtroppo dalla parte opposta di qua c'è chi è diversamente simpatico e per cui insomma potrebbe romperci i coglioni, cioè già c'è da rotti alla grande, in più così proprio sicuramente ce ne romperà, e per cui cosa che vogliamo assolutamente evitare. Bene, siamo qua e ho detto voi dovete iscrivervi al canale, per cui sotto c'è il pulsante, attivate la campanellina e poi in descrizione troverete il link dove seguirmi ogni dove. Bene, diciamo che questa settimana, nell'attesa di avere un riscontro, un qualcosa da parte di, vabbè, a parte ecco, adesso siamo in zona bianca, ma sinceramente non ho capito cosa ci cambia, perché mi pare di capire che invece il coprifuoco c'è, ma è mezzanotte, okay. Ripeto, non mi cambia solamente la vita questo discorso che uno deve fare quello che cazzo voglio, robe positive. Oggi io non me la metto la museruola, no, ma io te la metterei invece la museruola, ma quella vera, però, perché insomma, cioè con tutto il rispetto, eppure vi dico, io non sono di quelli che vi dico vaccinate per forza, no, assolutamente, cioè se non vi parlo non lo fate, cioè è giusto questo, giusto questo, e lo dico io che l'ho fatto, cioè nel senso, se voi volete non farlo, non lo fate, va benissimo, cioè io non voglio che qualcuno mi costringa a fare un trattamento sanitario, perché questo è, per cui questa cosa del vaccino obbligatorio sinceramente lo trovo veramente indecente, oltretutto insomma, cioè, viola completamente la libertà. Ma invece se voi volete fatelo, se voi non volete non ve lo fate, cioè voglio dire, non è questo, non è, come dire, non è così, non sono per questo, però mamma mia signore, scartavetrare i coglioni ogni due secondi perché quello o quell'altro, e se non volete mettere la mascherina non ve la mettete, ma state a sfracassare le palle agli altri, signore Dio, cioè anche questo, che palle, mamma mia. A me è quello che poi tirano fuori in ballo, la dittatura, ma quale dittatura? Ma magari a voi che ci vorrebbe la dittatura per mettervi in riga un tantinello, come disse Velotta il professore in chimica esasperato dalla classe in cui stavo, cioè la classe sostanzialmente di esseri poco raccomandabili, e alla fine esasperato disse una roba insomma che qua non ripeto, però insomma molto simile a quello che ho detto io, e cioè il fatto che ci vorrebbe la dittatura, ecco, cioè, a questi ci vorrebbe veramente, che palle, mamma mia, ma sta cosa continua, se voi non volete metterlo non mettete, ma non state a rompere le palle agli altri, cioè come dire, no, vedo quello che si mette la mascherina quando sta in giro, io me la metto, va bene, mi frega un cazzo,
A me non mi frega niente, anzi, se lo posso fare anche questo, tanti perché così almeno vedo finalmente i visi. Ma io invece posso dire una roba, invece certe volte meglio, perché a me non si vedono queste facce da culo che avete, va bene? Quindi anche meglio, oltre al fatto che certe volte è anche utile quando c'hai brufoli e robe, così almeno non si vedono. Ecco, sa quante volte ce l'avevo magari sul naso, insomma, che sembravo un pagliaccio, ecco, o col naso rosso, diciamo mai qualche brufolo per dire che poi magari se qualche volta si è visto, appunto io onorato, magari qui stavo a casa e quindi non stavo in giro e non avevo la mascherina. E questo è. Cioè io sta roba, poi vi ripeto, perché voi siete dei, a parte i rompicoglioni in primis, ma in secondis è il fatto che voi non avete mai visto nel periodo pre-covid giapponesi, cinesi, non so da dove cazzo, insomma orientali, con la mascherina, che arrivavano con la mascherina, che effettivamente io ammetto li prendo per il culo, che dico, ma che cazzo, cioè, voglio dire, che fai, respiri la tua stessa aria, cioè ti fa schifo, vuoi sentire l'aria di cosa. Eppure vedevo che loro li mettevano, non penso che c'era una dittatura sanitaria che gli imponeva di mettere la mascherina, lo prendevano e se lo mettevano, perché magari sono, che ne so, tolleranti all'aria, perché magari, cioè, viviamo in una zona con un tasso di inquinamento pazzesco e questi c'hanno una mascherina. Le stesse che mettiamo adesso, tra parentesi, le stesse che stiamo mettendo adesso, quelle alle orecchie, non quelle chirurghe, chirurgiche, tipo quelle lì che ho io, ecco, più o meno siamo lì a quelle, voglio dire, sono scelte, va bene, però non potete stare a scassare le palle, a me non scassare le palle, voi avete la vostra idea, va benissimo che avete la vostra idea, per la serie del vostro corpo, fate il cazzo che volete. Io da questo punto di vista, ecco, sono contrario alle cose di, ah, per obbligo devi fare così, se no multa. Io sarei invece più, il problema è che purtroppo vivi in un paese di merda, più che altro non un paese di merda, un paese abitato da imbecilli, da una maggioranza di coglioni che tu gli dici che non accendere la luce, loro accendono la luce, cioè fanno il perfetto opposto che uno gli va dicendo, ecco, e per cui, cioè, purtroppo qua, se tu gli dici se purtroppo vai a, come dire, ad invito, cioè vai a, si consiglia di fare, fate il perfetto opposto, per cui voglio dire, è per questo, in buona sostanza, che ci sono gli obblighi, no? Perché è dittatura sanitaria. Ma adesso io, per esempio, non sono assolutamente a favore né di Conte, né del governo Conte, né del governo Draghi, ma ancora meno del governo Draghi, figuriamoci. Ma insomma, ecco, cioè, non è che dice, ah, perché prima c'era Conte, non mi frega un canasiga. Ecco, io ve l'ho detto 60 volte, se fosse per me. In questo momento non ci sarebbe nessuno dei partiti in Parlamento, nessuno, zero, nemmeno quelli che sono venuti dopo, nemmeno quelli che si sono creati dopo, tipo Italia Morta, Alternativa per Paragone, o altre robe, no, Alternativa c'è, insomma ne vedevo diverse, o Coraggio Italia adesso è uscito fuori, ecco, cioè, non ci sarebbe nessuno di questi, nessuno. Zero tagliato. In questo momento ci sarebbe, cioè, io vedrei bene le persone con le stellette, ecco, vedrei bene quelli, per cui figuriamoci quanto io posso essere d'accordo con le cose, perché purtroppo in questo paese c'è una cosa che la democrazia è stata scambiata per anarchia totale, in assenza totale di leggi e di regole, in cui oggi io mi sveglio, in cui c'è, più che l'anarchia, c'è una sorta di assolutismo individuale, cioè ognuno fa il cazzo che vuole. No,
si rispettano le leggi, e se non rispetti il bastone, perché basta, mi sono rotto le palle io di vivere in questo paese in cui ognuno fa il cazzo che vuole. No, non fare il cazzo che vuoi. Oh. E purtroppo se non lo capisci con gli inviti, te lo obbligo. Perché purtroppo è così. C'è niente da fare. E vabbè, mi sono fissato su questa cosa. E comunque, ecco, seguo sta roba, sinceramente ho fatto girare un po' i coglioni. E quindi vabbè. Oggi in realtà non ho fatto molto, cioè nel senso che a parte far girare adesso il pomeriggio la cosa, far girare. Sono uscito un secondo, ma dico un secondo, nell'orto, più che altro per vedere se potevo aggiungere un'altra linea, tipo lì wifi free, insomma, così alla mia, perché in buona sostanza, ma poi l'avevo già detto forse, ma se non l'ho detto ve lo ripeto, praticamente l'FVA, la linea quella lì, ho raggiunto i 500 giga, quindi ci ho segato a 2 mega, ma lo vedo, cioè nel senso, lui quando io faccio lo speed test e metto solo, diciamo, non metto le due linee ma metto solo la FVA, io vedo il bellico quando è pronto, lo spara e poi dopo uno si riabbassa. Perché? Perché in buona sostanza sono segato. La serie che arriva, aspetta lui, e quindi, no, aspetta, riabbassa io la velocità. Ecco, ora sicuramente dal prossimo mese in teoria dovrebbe durarmi un po' di più. Perché? Perché in buona sostanza mettendo questo load balanced, in teoria dovrei consumare comunque meno dati, oltre al fatto di avere una velocità sicuramente maggiore, sia in download che in upload, però in teoria, essendo distribuito, in teoria dovrei avere a disposizione più dati, più insomma dovrei consumare meno, cioè diciamo prendo da tutti ma consumo ovviamente meno. Anche perché, tra parentesi, io infatti non capisco perché la saponetta c'ha 150 giga, poi non ho capito se è solo un mese o poi sarà per sempre, vedremo. E quello che è certo è che poi sicuramente sono 30 giga di giorno, ma 50 di notte, che in realtà secondo me dovrebbe essere più il contrario, cioè non ha molto senso questa cosa. Comunque vabbè, facciamo finta che abbia senso, per cui diciamo che in buona sostanza, in teoria, e poi dovrebbe essere al giorno, per cui non male. E morale della favola, insomma, quella lì comunque resterà, perché insomma fa sempre brodo, cioè diciamo in questo momento io sto navigando con la saponetta, tra parentesi, ecco, e che poi non è nemmeno messo in un punto in cui prende al massimo, per cui figuriamoci se prendeva al massimo, poteva essere. E quindi insomma vabbè, diciamo che abbiamo risolto in questo modo. Ora sono in attesa di che l'arrivo del router o qualcosa, insomma, di testo Alpsim. Oggi tra parentesi è arrivato con le poste, non vi dico come, tra parentesi, un modo del cazzo. E come si chiama quello lì, per spruzzare l'olio sulla friggitrice aria, bene, sappiate che esiste una friggitrice ad aria e praticamente ci mette un goccio d'olio e poi il resto ci pensa lui. E praticamente sto aspettando che arrivi questo, più che altro non tanto per il modem di per sé, per la linea e tutto, ma in realtà devo ammettere che lo sto aspettando per due ragioni, ben due ragioni. Perché vorrei tanto praticamente mettere il, come diavolo si chiama,
perché arriva il tecnico, ecco, mi ero piantato, e siccome arriva questo tecnico, questa volta, differente invece di tutte le altre robe in cui sostanzialmente mi sono dovuto arrangiare, ma lì sono stato un coglione, io devo essere sincero, forse avrei dovuto dirlo già in come si chiama, in attivazione di, guarda, mettimi subito quella lì outdoor, non quella indoor, troppo stato un coglione, e ahimè, vabbè, purtroppo mi sono dovuto arrangiare da solo, e il fatto è che sostanzialmente in questo momento ce l'ho in casetta. Ora, se arriva il tecnico può salirmi sul tetto per fare sta roba, e quindi diciamo una mezza, e più che altro non so come cazzo fa a portarmi i cavi giù dal tetto. Bene, un'idea diciamo sarebbe quella lì di fargli fare, ovviamente pagando, ma questo forse ce l'avevo detto, fargli passare questa benedetta, cioè fargli togliere l'antenna da dove l'ho messa io, la tolgo anch'io, cioè voglio dire come l'ho messa, la rilevo, e eventualmente da piazzarla sul tetto, insomma, ecco. La mezza idea ce l'ho, anche perché insomma a me mi fa tanto gola quella, cioè non diversamente simpatica, sto indicando qua perché in buona sostanza, anzi per capirsi, forse dovrei più girarmi tipo così, ecco così, da questa parte c'ho un'antenna che ha tutte le bande della Vodafone e anche il 5G. Ebbene sì, ecco, insomma, ed è vicino alla stazione, però insomma non è quella che sta captando. Perché? Perché comunque non riesce a captarla quella. Diciamo, ho visto delle recensioni, questo già mi fa piacere, perché peccato tra parentesi avrei pagato meno se avessi visto quella recensione prima, forse, non so se è ancora valido quel buono. E sta di fatto insomma che, ma secondo voi, adesso ci ripenso, poi adesso non ve lo dico, ma secondo voi là, il robot sta, a che punto sta? Bene, dov'è? Ah ok, mamma mia, quasi fatto, speriamo ce lo fa, perché insomma non è che c'ha tanta batteria. Teoria. Stavo dicendo che in buona sostanza spero insomma che arrivi il tecnico, che possa salire sul tetto, perché a quel punto, in ottica futura, arriva la fibra ottica, mi trovo già tutto qui, perché sennò altrimenti devo fare come ho fatto adesso, con una sorta di switch off, ecco, e vorrei evitarmelo, insomma. Per cui insomma diciamo che non vorrei tanto che succedesse questo. Vorrei portarmelo qui, sinceramente, il tutto, più che tenerlo là in casetta, e quindi insomma spero quello, se no altrimenti ho che magari me lo tiri più su, sembra una cosa, faccio un'allusione sessuale, e no, cioè tiri più sull'antenna, che è la vera. E tra parentesi, ecco, stavo dicendo, ho visto la recensione, insomma, fortunatamente posso dire aver fatto un buon acquisto, è già qualcosa, insomma, perché comunque diciamo che, per l'appunto, non potendo puntare direttamente su un'antenna, perché mi è coperta da varie cose, aver preso una unidirezionale, ovvio il guadagno non è che è arrivato a chissà quanto, però comunque c'è diciamo un miglioramento, c'è, direi deciso,
E soprattutto, insomma, in caso in cui muoia, per esempio, ecco, questa qua, di qua che vi ho detto, è la super figa, cioè quell'altra riesce a captarla, ecco, essendo un omnidirezionale. Per cui già questo, diciamo che è... una, come dire, una cosa non di poco conto, assolutamente. E nel frattempo sta finendo la cosa, per cui sono stato fortunatissimo, e niente, quindi insomma questo, quindi sto aspettando che arrivi. Nel frattempo devo essere sincero, non so che fare, perché il 9, se non va errato, dovrebbe finire la promozione dei 20 euro per quanto riguarda poste mobile, casa, internet, una roba di sto genere, si dovrebbe chiamare. E, in buona sostanza, ti mandano una mega saponettone, ecco, e però sembra che sia giga illimitati veramente, e spero con tutto il cuore, insomma sarebbe una gran figata. In teoria era su rete VoV 3 Wind, insomma sembra che sia passato su Vodafone, ma non ho ancora sentito niente in merito, per cui non lo so effettivamente se è passato o meno, soprattutto com'è, perché in teoria Vodafone tende un po' come dire a segare le gambe agli operatori virtuali, per cui di poste mobile. Più che altro per il prezzo, mi sa che forse non ce l'ha fatta per poco. Purtroppo sì, ahimè. E quindi insomma un po' così, boh, nel senso che sono un po' molto indeciso sinceramente non so che fare, cioè nel senso non riesco a tenere, non so più che fare, cioè nel senso non so solamente se farlo oppure no. Non lo so, devo essere sincero, non lo so. Boh. Perché insomma non è un ideaccio, insomma, anche perché insomma più linee ho e più comunque, ecco, per serie adesso sto navigando con la saponetta, quella piccola. E poi c'è anche da dire che il fatto di mettere qua l'antenna mi fa un po', diciamo, pensare se è il caso o meno di disdire sta famosa linea, perché comunque disdire sta linea insomma mi pone davanti dei dubbi grossi, oltretutto. Cioè se è il caso o meno di, cioè se il fatto di 100 giga, insomma ste robe è così, boh, vabbè, sono un po' di giorni che sono un po' dubbioso sinceramente, per cui andrà così. Nel frattempo vi segnalo ben due cose della Fornace. Innanzitutto, oggi essendo lunedì, come tutti i lunedì, c'è un lunedì nuovo film, per cui non ve lo perdete, non quello di oggi perché ormai è andato, e quello dei prossimi giorni, cioè i prossimi lunedì, voi tutti i lunedì segnatevelo in rosso,
consegnato il velo in rossa alle 9:15, cascasse il mondo, che io sia qui o sia altrove, c'è sempre un bellissimo documentario da vedersi. Lunedì non avete un cazzo da fare, lunedì non si esce, lunedì si guarda questo, poi dopo il resto degli altri giorni potete fare il cazzo che volete. Ecco, ma sabato, domenica potete fare quello che volete, lunedì sera uno sta a casa e si guarda lunedì dopo film, per cui insomma c'è lunedì dopo film, ma non ci frega una sega di Natale, robe, estate eccetera, cioè lunedì dopo film se uno si guarda un documentario, no? Ecco, quella di oggi è su, credo, la pedofilia, insomma, la chiesa diversamente cattolica e la chiesa, vabbè, e quello del lunedì dopo non me lo ricordo, mi avete pazienza, cioè quello insomma in cui probabilmente ci riferiamo a questo video, non me lo so dire sinceramente, non me lo ricordo. E comunque sono bellissimi i documentari, insomma. Poi se andate sul calendario, per esempio del palinsesto nella Fornace TV, è semplice, basta andare su istituto la fornace.tv, voce web TV, a quel punto sotto c'è, cioè, clicca qui per guardare, sotto c'è il calendario di Google. Bene, quello è il palinsesto, cioè basta correte al lunedì dopo e vi vedete che cosa c'è, cosa ci sarà alle 21:15, 21:15, precisissimi, proprio veramente precisi, cioè roba che se non sono le 21:15 sono le 21:16, insomma, ecco, non ritardi astronomici, ecco, e quindi questo. E altra roba, invece abbiamo iniziato l'ennesima raccolta fondi per quanto riguarda il sito dell'istituto, quello invece rimarrà aperto, versate anche un euro come vi ho detto ieri, è una gran cosa, anche un euro, ripeto, anche un euro, anche tutti quelli che seguono la pagina di dell'istituto, se ognuno di questi versasse un euro avremmo 40 euro, che più o meno sono 40 mi piace se non vado errato, bene, avremmo 40 euro, non raggiungeremo la somma perché non raggiungeremo la somma, no? Però intanto comunque ci sarebbero 40 euro, quindi sulle 70 io ne spenderei 30 nella tasca mia, quantomeno è un riconoscimento, quantomeno un attestato di stima, cioè per la serie quello che fate ci piace, invece di incontrare Dott Matteo cioè Matteo Fufuso, Dio, quando fa che una nuova puntata, posso fare anche io, posso partecipare, invece di far così, che va benissimo per carità, però quando noi facciamo queste robe metteteci anche un euro, non miliardo, non vi stiamo chiedendo miliardi di euro, tanto che la cifra totale è 70, per cui è che stiamo parlando di miliardi di dollari, per cui insomma di dracme, non è che vi stiamo parlando di 2000 sesterzi, insomma, ecco, assolutamente no, cioè vi stiamo parlando di cifre comunque che non è che non riesco a sostenere assolutamente, ne riesco sicuramente a sostenere, però dico, porca puttana, ma per quale cazzo di motivo devo per forza sostenerlo solo io, se effettivamente abbiamo un pubblico, cazzo, non c'è nessuno che ci guarda, non ci frega un cazzo a nessuno quello che facciamo noi, pure. Ma se c'è un pubblico e lo state dimostrando, perché insomma, o se le inventa Dott Matteo, o credo che sia abbastanza così, cioè che comunque ci sono persone che incontrano il buon Dott Matteo e dicono, quando è che ci sono le nuove puntate di Dott Matteo, cioè sembra che piaccia,
sembra che piace, sembra che comunque abbiamo un pubblico, ma poi direi che c'è, insomma, perché insomma basta vedere le visualizzazioni, cioè abbiamo delle visualizzazioni molto alte rispetto ad altre cose, per cui devo dire che il prodotto del buon Tom Seas è un prodotto che va, che vale, che tutto è ok, vale benissimo, però cazzo, cioè, se noi vi chiediamo anche un euro per rinnovare il sito da cui potete vedere La Fornace TV e quindi Dott Matteo, porca di quella puttana, cioè se vi piace almeno anche un euro, uno fa soldi, diciamo, vabbè, a me mi piace da morire, verso un euro, no, vi chiedo troppo, evidentemente. Vabbè, mo, l'ho appena aperto, magari invece quest'anno, quest'anno, dal prossimo anno magari mi stupirete, no, dal prossimo anno spero, no, più che altro spero, insomma, che quest'anno invece mi stupirete alla grande, e quindi insomma vedrò un grandissimo, una grandissima adesione, e quindi raccoglieremo anche più dei soldi per una singola annualità, e per cui lo metteremo, li pagheremo per gli anni a venire, magari, cioè, voglio dire, anche quello sarebbe buono, cioè dice, oh cazzo, abbiamo raggiunto i 60 euro, buonasera, i 50 euro, perché l'ho abbassato ulteriormente, che ha detto, visto che è 60 pareva che chiedessi la luna, proviamo 50. Se superiamo i 50, non è che dici, oh cazzo, abbiamo superato i 50, adesso vi devo dare i soldi indietro. No, cioè, non è che me li intasco, questo sia chiaro. Cioè, li uso, per il li prenderò da quel money box, prenderò i soldi per pagare i prossimi, come dire, i prossimi... prossimi anni, insomma, diciamo il dominio per gli anni a venire, insomma, cioè, va benissimo, anzi meglio, cioè, nel senso, non è che compriamo allora perfetto, cioè, 70 euro, quindi adesso spendiamo, oppure cioè, alla fine abbiamo raccolto 100 euro, che non succederà mai, però abbiamo raccolto 100 euro, perfetto, adesso, che ne so, facciamo un sito da qualcosa, tutto toccherebbe metterci mano, vabbè, boh, prima o poi lo farò, prima o poi mi metterò giù e magari cambierò pagina per pagina e vediamo un attimo di risistemare, magari sarà un po' meno customizzato, diciamo, ecco, sarà un po' meno come adesso, magari sarà un po' più pensato per chi c'ha, magari leviamo la cosa del buonasera, buongiorno, non frega a cazzo a nessuno, e magari insomma, insomma troverò un modo e... però insomma, ecco, questo è quanto, vabbè, insomma, magari quello lo farò, ma sempre io, insomma, cioè, nel senso, non è che mi metterò a fare chissà che cosa, non è che mi metto a sperperare soldi, Con questo colpo di tosse io vi saluto, domani, come vi ho detto, vi ho accennato, domani insomma c'ho, ma tanto io sono in ferie fino al 22, per cui insomma voglia, però ecco, domani invece c'ho controllo una lunista e secondo round visto che già abbiamo fatto l'altro giorno, che era venerdì, e più che altro era molto inaspettato quel venerdì, veramente, non se mi avessero detto scommetti sul fatto di trovarlo nel suo studio, visto che tra parentesi è un medico in pensione, per cui può fare il cazzo che vuole, in teoria dovrebbe essere in pensione, sì, in pensione assolutamente, e non me l'aspettavo, invece c'era, e quindi ecco, quindi in buona sostanza domani sarò lì, avrò questa roba attorno al pomeriggio, e poi invece cambiamo,
E poi dopo, vabbè, il giorno dopo abbiamo invece la seconda dose di vaccino. E quindi, insomma, e quindi finalmente svilupperemo il 5G, il nano chip, robe, entrerà finalmente in funzione. Quindi a quel punto non, potrò anche togliere tutte ste antenne, ste robe, perché sarò io stesso, insomma, finalmente avrò una connessione della Madonna. E noi invece con questa cazzata ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.